Ascoltiamo la lettura del testo sul quale rifletteremo subito dopo. La lettura si trova nell'Evangelo di Marco, al capitolo 9, i versetti da 38 a 41. Giovanni disse a Gesù: «Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa». Amen. Grazie. Eccoci qua, in piazza, a fare il culto, come si fa nelle nostre chiese tradizionalmente. Abbiamo fatto un sacco di riunioni per preparare questa giornata. Nell'ultima mi hanno detto: no, chi predica deve avere la toga, perché è così nei nostri culti. Ma non perché è importante chi predica, perché il centro del nostro culto è la riflessione, il pensiero sulla parola del Signore, ciò che fa scaturire in noi la lettura della parola, perché quella, la parola, quella sì è centrale. Eccoci qui in piazza a parlare della nostra fede in Cristo. Non ci siamo molto abituati, quelli di noi che sono valdesi. Il tendone, la piazza, il rumore, la gente che non conosciamo, le chiese sono più confortevoli e poi ci si può sedere negli ultimi banchi in fondo, qui bisogna occupare tutto. E quindi veniamo qui alle volte con un po' di disagio, ma Gesù con i suoi discepoli ha scelto proprio la piazza per parlare di Dio al mondo. Lo ha fatto per scelta, consapevolmente, sapendo di correre dei rischi. Primo fra tutti il grande, enorme, rischio al quale non vogliamo rinunciare neanche noi, il rischio della libertà. La libertà non nostra, degli altri. Libertà di ascoltare o di non ascoltare, di condividere o di contestare, di seguire il gruppo o camminare per strade diverse, pur condividendo ciò che Gesù diceva. Gesù, potremmo dire, non solo fa una proposta rispettosa, ma lui è una proposta rispettosa della libertà. Non si impone con violenza, lascia lo spazio agli esseri umani, uomini e donne, per fare le loro scelte dopo che lui ha parlato. Anche la scelta di non seguirlo nel gruppo, pur apprezzando ciò che lui ha detto, di non andare dietro ai suoi. E questo scandalizza da matti i discepoli. Qualcuno faceva qualcosa nel tuo nome, Gesù, ma non ci seguiva. E quindi, gliel'abbiamo vietato. E quindi glielo abbiamo vietato. La prima consapevolezza con cui oggi veniamo qui è quella di essere, come cristiani, eredi di quei discepoli che sposano una mentalità che sarà purtroppo per secoli prevalente nel cristianesimo, la mentalità dei divieti, dei non si può fare, non si può dire, anzi addirittura non si deve pensare.
Se non sei con noi, dirà quella mentalità, allora sei contro di noi. Sei eretico, o blasfemo, o nemico, peccatore, taci. È la mentalità che oggi, ancora, ha molte facce. Alcune vanno sotto il cappello del fondamentalismo, che non è solo quello islamico. È presente un po' in tutte le religioni. Quello che ha la certezza di essere i soli a fare le cose giuste. Ci sono anche nelle chiese cristiane, anche nelle nostre, quelli che hanno la certezza di essere i soli ad avere le idee giuste. Ma il Gesù in cui crediamo, quello che cerchiamo di seguire e che vi inviterò a cercare di seguire, è invece diverso. Ribalta il discorso e di fronte allo scandalo dei suoi discepoli dice: lasciate fare, chi non è contro di noi è per noi. Pensate quanto sia grande questo ribaltamento, quale spazio di libertà, di respiro, di pensiero, di idee lasci all'umanità. Gesù ci dice: voi vi illudete, ma non possiamo controllare tutti e tutto. Avere la risposta giusta per ogni situazione, fare le tabelle dei giusti e degli ingiusti, dei buoni e dei cattivi. Dividere l'umanità fra chi è dentro e chi è fuori degli steccati che noi costruiamo. No, il Gesù in cui crediamo non ci invita a entrare in un gruppo chiuso, in una setta, in una chiesa particolare pensando che è l'unica possibilità. Anzi, ci invita a credere in Lui e vivere poi la nostra fede liberamente nel mondo. Il Gesù in cui crediamo, insomma, non vuole rinchiudere, vietare, distinguere, ma vuole offrire spazi di speranza e liberazione a un mondo che ne ha bisogno, sempre, allora come oggi. Ed è per questo che oggi non siamo qui a fare pubblicità a una chiesa, ma a dire, a ripeterci, innanzitutto a noi e a chi ci vuole ascoltare: Gesù Cristo è più grande di ogni chiesa. Gesù Cristo è più grande di ogni chiesa. Prendiamolo sul serio e scopriremo spazi inimmaginabili di libertà, di vita, di speranza. Prendiamolo sul serio. Non è il Signore dei divieti, è il Signore della proposta di vita. Ma in fondo, cosa facevano questi sconosciuti che i discepoli vogliono far tacere? Scacciavano i demoni. Sembra una roba che sa di vecchio e di superato. Ma forse lo è anche in parte. Allora si attribuivano al diavolo malattie e disagi psicologici che oggi ricomprendiamo sotto altri nomi, sotto altre definizioni. Ma i demoni, cioè tutto ciò che aliena l'essere umano, tutto ciò che lo fa star male, che lo fa soffrire, non esistono più? Oppure continuano anche oggi a operare nel mondo? In altri termini, con altre facce, con altri aspetti. Oggi si possono chiamare indifferenza sociale, o razzismo, egoismo, odio, violenza gratuita, perché è potenza demoniaca la volontà di guerra che agisce nel mondo e che ogni tanto riaffiora. Lo è l'egoismo economico che vede pochi sempre più ricchi e moltissimi sempre più impoveriti. È potenza diabolica la follia di spararsi in uno stadio per una partita di pallone.
e lo è il rapimento di donne e bambine in Africa per venderle, sia pure nel nome di Dio. E lo è anche follia demoniaca, chi vuole dividere l'umanità in ciò che Dio ha unito fin dall'inizio, quella maschile e quella femminile, e vuole relegare le donne in un angolo della vita. Siamo, allora come oggi, chiamati a cacciarli, questi demoni, e a farlo nel nome di Gesù, che con la sua parola ci dà la forza di operare contro il male, che avrà sempre volti e facce diversi. Ma questo, per fortuna, non dobbiamo farlo da soli. Il Signore suscita ovunque persone che hanno il coraggio di impegnarsi, anche se non sono come noi, o se non sono come noi vorremmo che fossero. Già, perché noi pensiamo che Gesù non vuole chiuderci in uno steccato. Anche se si definisce il buon pastore, lui ha in mente il pastore di quei tempi, nomade, che cammina davanti al suo gregge, lo guida per le strade del mondo. Vuole indicarci la strada da percorrere contro i grandi mali del mondo. Vuole che troviamo questa strada e che la percorriamo facendo noi le nostre scelte di libertà e di responsabilità. La sua promessa è che potremo fare opere potenti nel suo nome. Opere potenti, non grandi opere. Quelle spesso sono demoniache, come vediamo dalle notizie della Lombardia in questi giorni. Opere potenti, ed è opera potente anche ciò che non fa notizia. È opera potente tutto ciò che si oppone all'indifferenza, all'odio, all'egoismo, che così spesso vengono predicati nel mondo. Questo impegno di vita Gesù lo riassume con una definizione: essere di Cristo. Non essere cristiani o valdesi o cattolici o con altra etichetta, ma appartenere a Lui, affidarci a Lui con serenità e con fiducia. Questo è ciò che Gesù chiede ed è ciò che spesso noi dimentichiamo, fratelli e sorelle. Ci definiamo cristiani, ma non affidiamo a Lui noi stessi, le nostre azioni, i nostri progetti, le nostre speranze. E allora il motivo ultimo per cui ci troviamo in piazza oggi è proprio questo: proporre a tutti e a tutte, senza distinzioni, senza distinguo, di affidarsi a Gesù Cristo. Tutti e tutte, i dubbiosi, gli incerti e quelli che hanno paura delle confessioni cristiane che erigono steccati e che campano di divieti. Affidati a Gesù Cristo e troverai nella tua libertà un senso e una speranza per questa vita e oltre la tua vita in vita eterna. Affidati a Gesù Cristo e la tua sete di speranza e di vita troverà il modo di essere dissetata. Infatti, questa è la promessa finale che troviamo in questo breve brano che abbiamo letto e commentato. Dice Gesù: se siete di Cristo, troverete sul vostro cammino uomini e donne disposti a dissetarvi, a offrirvi l'acqua, che è anche l'acqua della solidarietà e della condivisione. Troverete altri e altre che si sentiranno uniti a voi, non per obbligo, non per razza, non perché rinchiusi nella stessa gabbia, ma perché l'unione in Cristo ci fa scoprire una forte comunione, una dimensione che nelle nostre chiese chiamiamo di comunità,
ma è una comunità che va oltre le chiese, è una comunità che Cristo ci fa scoprire ogni giorno con uomini e donne che incontriamo nel cammino. Ed eccolo, e concludo, il frutto ultimo dell'essere di Cristo. Non siamo mai soli, non siamo mai abbandonati, non lo siamo in questa vita e non lo saremo neppure nell'eternità. Sia lode al Signore. Amen.